L'amministrazione comunale di Bivongi sta tentando di creare questa consulta, di formare questa consulta delle associazioni. Da tempo che si sta parlando, però finalmente pare che questa sera c'è la presenza di tante associazioni e quindi si dovrebbe in un certo senso riuscire a completare questo iter che dura da tantissimi anni. Sì, noi siamo partiti con l'approvazione del regolamento della consulta, è un atto ufficiale, amministrativo, che comunque è passato al vaglio del Consiglio Comunale già il 19 dicembre, poi gli eventi Covid ci hanno un pochettino distratti e quindi non abbiamo potuto dare seguito e quindi costituire la consulta vera e propria delle associazioni. Noi siamo pronti, chiediamo solo a queste 23 associazioni locali di darci, come dire, il supporto per costituire la consulta, essere poi propositivi, soprattutto consultivi nei confronti dell'amministrazione comunale ed essere soprattutto partner di questo cammino, di questo percorso di valorizzazione del processo culturale, sociale, sportivo ed economico che sicuramente inciderà nella parte anche della consulta. Si parlava di una consulta di tempo fa, però la consulta non c'è mai stata, anzi si è parlato sempre di centro di aggregazione sociale. Oggi si potrebbe tramutare quel centro di aggregazione sociale di cui si parlava in consulta. Cioè, a proposito della consulta, noi siamo veramente contenti perché finalmente dopo 25 anni di minoranza, dove abbiamo lottato continuamente in tutti i consigli comunali, per ottenere gli obiettivi che la consulta dell'associazione si pone e si è posto in tutti i paesi, le città d'Italia e del nostro Stato italiano, dove tutti quanti sono dotati e muniti di questo strumento che si chiama consulta dell'associazione. Cioè, gestire 30 associazioni diventa, diciamo, indispensabile creare un'armonia e un'unità di intenti da parte di tutte le associazioni, anche se ci dovessero essere dei motivi diversi, tutti quanti insieme per portare avanti, anche con motivi diversi, a senso unico, con tutte le energie che dispone questo paese, ormai antropologicamente in via di estinzione, come tutti gli altri paesi, di mettere insieme tutte queste energie per dare un risultato che ne godrebbe l'intera comunità bivongese. A questo punto aggiungerei che non è tanto importante unire le associazioni per fare la cosiddetta consulta dell'associazione, ma è molto importante dare un'occhiata alla mancata realizzazione dell'unità dei comuni che soffrono, che sono poveri, specie in Calabria, di munirli di quelle cose burocratiche essenziali per passare all'unione dei comuni o alla fusione dei comuni, perché non è più possibile vivere in questo degrado vissuto da tutti i piccoli comuni che vegetano anziché vivere in piena salute questo terzo millennio. Ecco, il presidente della Proloco nel suo intervento parlava un pochettino che è stata fatta prima, in un consiglio comunale è stato creato questo regolamento. Un paese piccolo come Bevongi, voglio dire, rimanere fuori da una cerchia di collaboratori, di collaborazioni, voglio dire che non ha senso, no? Però siccome io stavo leggendo qua la cosa, l'invito che mi è stato recapitato, dice che allora, facendo seguito alla delibera del Consiglio Comunale del 19 dicembre 2019 di approvazione del regolamento consulta delle associazioni. Quindi voglio dire, è stato già approvato un regolamento. E non, scusate, io voglio, non lo dovevamo discutere con le associazioni prima. Se già voglio dire, voi l'avete. No, la lettera è una cosa, la discussione è un'altra, voglio dire. Dico che era opportuno, voglio dire, parlarne con le associazioni. Beh, il regolamento è un atto dovuto, un atto amministrativo, non può essere appannaggio, non può essere discusso preventivamente, perché si basa su linee guida per la costituzione delle consulte in sede politica, non in sede, diciamo, consultiva. La sede consultiva, una volta costituita, valuterà se alcuni articoli o alcuni codici del regolamento siano opportuni o meno e allora si potrà proporre eventuale variazione da approvare sempre in sede di consiglio comunale.
Avevate detto che ci sono dei termini a luglio, avevo sentito 4 luglio. Noi abbiamo dato ampia disponibilità per poter, perché al momento abbiamo avuto soltanto una minima partecipazione di iscrizione alla consulta, quindi tenuto conto del periodo Covid siamo nella disponibilità di ampliare, comunque di riaprire i termini, e quindi entro il 4 di luglio le consulte dovranno presentare la propria candidatura, la propria istanza, e di conseguenza nel giro di una settimana costituire ufficialmente l'assemblea e eleggere il presidente della consulta.